scorderò per la buona notte per giocare un po'. La banda del bruco la legge a me, le storie più belle noi leggiamo a te. La banda del bruco presenta Urashima Taro, antica fiaba giapponese. Un pescatore, Urashima Taro, sottrae una tartaruga alle angherie di un gruppo di bambini. Come ricompensa, la regina Otohime lo invita nel suo regno sottomarino, dove, tra meraviglie di ogni sorta, Taro trascorre giorni davvero felici. Ma la nostalgia si fa sempre più intensa. E Taro decide di tornare a casa. Come ricordo, la regina Otohime gli dona un prezioso scrigno, che egli però non dovrà mai aprire. Al suo ritorno a casa, Taro scopre che tutto è cambiato. Il suo paese è diventato una città. Una fabbrica ha preso il posto della sua casa. Per le strade è tutto un via vai di auto. L'aria è diventata irrespirabile per lo smog e l'inquinamento. Triste e desolato, Taro va sulla spiaggia, si ricorda dello scrigno e lo apre. Una nuvola di fumo bianco lo avvolge. E Taro invecchia improvvisamente. Nel cuore ha una fiaba che non scorderò, per la buona notte per giocare un po'. La banda del bruco la legge a me, le storie più belle noi leggiamo.